notizie più importanti. Sullo sfondo dei Ketelaar, notizie che vi abbiamo già spiegato. Andiamo un attimo su Skriniar per fare ordine, perché come ultima ora in serata, verso le 20:30, vi abbiamo parlato di questo incontro nella giornata di domani tra il Paris Saint-Germain e l'Inter. Come sapete, non so se avete letto anche il nostro editoriale di lunedì, il calciomercato è un po' cambiato. Ci sono i procuratori che fanno da intermediari e fanno anche da direttori sportivi, che rappresentano di fatto i club. Domani a Londra ci sarà l'incontro tra il Paris Saint-Germain e l'Inter. L'Inter sarà rappresentata da un intermediario che è il solito, anche colui che doveva chiudere l'operazione Bremer, poi però non è riuscito perché la Juventus si è presentata al Torino con 41 milioni più bonus, 9 milioni di bonus, Paolo Busardò. Busardò è già arrivato a Londra. A Londra è arrivato in serata anche Nasser Al-Khelaifi, il proprietario del Paris Saint-Germain. Ovviamente Busardò deve fare anche altre cose, ad esempio il terzino dall'Arsenal all'Atalanta, tra poco Longari ci spiega i dettagli, quindi domani sarà a Londra anche per questo motivo. Nasser Al-Khelaifi a Londra ci va come io e Bagatta andiamo in centro a Milano, quindi nulla di trascendentale, ma è arrivato oggi. Domani è previsto questo incontro tra l'Inter, rappresentata dall'intermediario Busardò. Non è escluso che poi, se le cose dovessero andare bene, si potrebbe aggiungere qualcun altro, ma non nella giornata di domani, successivamente. Bisogna capire se Inter e Paris Saint-Germain riescono ad arrivare ad una quadra per il futuro di Milan Skriniar. Ovviamente l'Inter chiede sempre soldi importanti, 70 milioni di euro, per sostituire, altrimenti si deve andare a trattare il rinnovo di Skriniar a cifre completamente diverse da quelle attuali. Skriniar ha in testa il Paris Saint-Germain perché i soldi sono tanti, il doppio di ingaggio. Domani è una giornata importante. Gianluigi Longari, Busardò, che è un intermediario vicinissimo all'Inter per conto dell'Inter, però è anche a Londra per il terzino dell'Arsenal. Sì, esatto, perché sta portando a termine, comunque sta sperando di riuscire ad ultimare la trattativa che dovrebbe portare Nuno Tavares, il terzino dell'Arsenal, proprio all'Atalanta, per cui sono attesi sviluppi imminenti anche rispetto a questa pista, con l'Atalanta che ovviamente ha grande fiducia nella chiusura di questa operazione, e ovviamente con questo viaggio da parte dell'intermediario a Londra. Ricordiamo che l'agenzia di riferimento, la Bay Soccer, è di stanza a Londra perché ha una sede anche lì, evidentemente, oltre che in Italia. L'intermediario di riferimento, esatto, è Frank Trimboli in Inghilterra e a Londra. Busardò, che collabora con lui, ovviamente ha in questo caso l'operazione legata a Nuno Tavares tra Atalanta ed Arsenal da portare a termine, ed è anche in questa circostanza l'intermediario scelto dall'Inter per occuparsi della trattativa con il PSG per Milan Skriniar. Perfetto. Vi ricordiamo che Al-Khelaifi è arrivato a Londra in serata, ovviamente con il suo solito volo privato. Non stiamo dicendo, quindi registrate, non stiamo dicendo che l'Inter e il Paris Saint-Germain si siano messi d'accordo e hanno venduto Skriniar, ma domani c'è un incontro per capire se ci sono ancora reali possibilità di fare questo trasferimento, sì o no, perché l'Inter non può più aspettare. Chi si affretta a smentire no, l'Inter domani non si incontra con il Paris Saint-Germain, probabilmente è rimasto agli anni 80-90, inizio 2000, dove c'era un presidente e c'era un direttore. Il mercato, presidenti e direttori che lo fanno sono Lotito, De Laurentiis, ma sta sempre salendo la figura dell'intermediario. L'intermediario che si sostituisce al direttore sportivo, al presidente. Se volete possiamo fare mille esempi, e questo è il caso dove ovviamente l'Inter manda avanti l'intermediario, che è Busardò, va a Londra, parlerà col Paris Saint-Germain per capire se Skriniar può essere ancora un obiettivo. Chiudo dicendo che l'idea Skriniar Paris Saint-Germain nasce 2 anni fa su segnalazione di un procuratore che si chiama Marcelo Simonian. Poi da lì c'è stata una fase di stallo per poi arrivare all'accelerata di questa estate. Alfredo Pedullà, poi iniziamo il giro di valzer. Io due cose, aggiungo due cose. Poi noi le trattative cerchiamo di raccontarle prima. Possono avere dei naufragi, molto spesso vanno in porto, vedi situazioni che sembravano impossibili come Pogba, come De Ligt, come Koulibaly. Ma due cose volevo dire. La prima, che poi sono due controprove. Intanto la prima è una mia riflessione. Per il bene dell'Inter spero che salti tutto, perché al 27 di luglio non puoi pensare ancora di avere Skriniar sul mercato. È perché oggi non c'è un sostituto all'altezza di Skriniar. Fino a 5 giorni fa c'era, oggi non c'è. La seconda cosa è una controprova. Dopo il naufragio della trattativa Bremer, il mio auspicio era quello di pensare a un rinnovo veloce, perché Skriniar ha un contratto che scade tra 11 mesi, magari si metteranno d'accordo
e velocemente. Il no veloce non c'è stato. Lo stesso Marotta, parlando a Dazon, ha detto: non è detto che vada, perché queste sono storie di mercato che vanno raccontate così in base a trattative che possono andare o non possono andare. L'ultima cosa e che mi permetto di aggiungere è che Skriniar ha una offerta di ingaggio da 7,5-8 stagione. Bravo. E quando tu a un calciatore offri 7,5-8 stagione, lui è legato, sta bene all'Inter, non andrebbe via, tutto quello che vuoi, continuiamo, andiamo avanti fino a mezzanotte, ma gli hanno offerto 7,5-8. Io mi auguro che per il bene dell'Inter lui resti, perché con Skriniar è una cosa e senza Skriniar sarebbe un altro paio di maniche. Ripeto, qui non facciamo fantamercato, vi raccontiamo il mercato, nome, cognome, luogo, data, cosa avviene, dove avviene. Poi le trattative si fanno, si chiudono, si riaprono, tramontano, però noi ve le dobbiamo raccontare così come avvengono. Al Crafi è arrivato questa sera a Londra, Bussardo è a Londra, deve fare sia il terzino per l'Atalanta, ma deve parlare di Skriniar. Domani l'incontro, gli incontri, Alfredo. Ma poi le perdi, perché poi, allora, se volete che vi raccontiamo, senza parlarvi di visite il venerdì sera, venerdì prima, di visite Bremer all'Inter, non abbiamo parlato di visite. Se volete che vi raccontiamo la trattativa quando entrano lì, si siedono e si mettono d'accordo, questo è un altro tipo di mercato. Per 7 mesi hai avuto Bremer in mano, non l'hai preso, non è un problema mio, è un problema di chi doveva firmare, di chi si è fatto scavalcare, di chi non ha ceduto Skriniar, ne stiamo parlando anche adesso, e di chi ha ceduto De Ligt. Se si entra nell'ordine di idee che il mercato è questo, forse lo si capisce meglio. Ma se dobbiamo raccontare una cosa quando stanno firmando, prendiamo tutti i comunicati e facciamo un altro tipo di storia. Minoletti, domani Inter rappresentata a Londra da Bussardo, che già è a Londra, arriva il Paris Saint-Germain, è un incontro fondamentale e forse domani c'è la sensazione, o dentro o fuori, perché poi bisogna eventualmente trovare la soluzione e rinnovare. Sono d'accordo completamente con quello che diceva prima Alfredo, cioè al di là di come può concludersi questa trattativa, che chiaramente diciamo, parliamo di cifre molto alte, perché molto alto è il valore del giocatore, è indubbio che quando tu arrivi al 27 di luglio con un campionato che inizia il 13 agosto e che, attenzione, è un campionato molto diverso da quelli che lo hanno preceduto, perché voi sapete che ci sarà la lunga sosta per i mondiali del Qatar, quindi tu arriverai a disputare 7 partite prima della sosta, non le solite 2 che poi ti consentivano di aggiustare la squadra in corsa, il mercato era aperto, eccetera, eccetera. Qui tu praticamente devi partire in campionato sapendo di avere grosso modo al 95% la squadra che poi c'hai alla fine del campionato, tranne ovviamente gli aggiustamenti che puoi fare nel mercato invernale. Ma insomma, dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che in effetti adesso, certo, arrivasse un'offerta clamorosa, l'Inter potrebbe anche vacillare e decidersi di cederlo, però ripeto, poi lo devi sostituire. E attenzione, guardate che il mercato del centrale, qui chiedo conforto anche ad Alfredo, è diventato quasi come il mercato degli attaccanti, perché sono i ruoli che in questo calcio, a parte che c'è una anche la rarità, no, dei pezzi pregiati fa il valore, ma poi il centrale è diventato un ruolo in questo tipo di, nel calcio che ormai si gioca generalmente in Europa e non soltanto, che assolve a varie funzioni. Ma Skriniar, secondo te come va a finire? Non lo so. L'Inter si è messa in una posizione brutta. Il problema è dico 50-50. In questo momento è 1x2, può succedere di tutto. Il problema è se l'Inter ha bisogno veramente di soldi, è tutto lì. Quella è l'unica certezza. Abbiamo il direttore di calcio e finanza che ti dice anche il conto corrente. Se ha bisogno di soldi lo vende sicuro. Allora, se invece può resistere senza venderlo, Mondellini, sentiamo a proposito. No, io sono d'accordo con Nino e con Alfredo, che quando dice a 15 giorni dall'inizio del campionato sarebbe un delitto. Detto questo, alto dirigente dell'Inter un mese e mezzo fa, noi abbiamo necessità di vendere qualcuno di importante. E finora di qualcuno di importante non è ancora stato uscito. E prima era Bastoni, ti ricordi? Sì, però è durato due giorni Bastoni. Fatto. È vero che a 15 giorni dall'inizio del campionato è una bella, sarebbe. E Skriniar come finisce, visto che abbiamo bisogno anche di vendere un importante che in questo momento. Questo non lo so, questo è il campo di Alfredo, però dico, è l'unico indiziale. No, ma non è il campo mio. No, non è però il campo mio. Io ti dico quello che mi è stato detto. No, io invece sono molto d'accordo con Nino, che saluto, perché comunque il mercato dei difensori centrali è diventato più complicato degli attaccanti. C'è però un piccolo particolare, che trovami un difensore più forte di Skriniar il 27 luglio. Hai ragione, è così. Io sono un estimatore di Milenkovic.
Io sono un estimatore di Milenkovic, ci sai, allora io prendo Bremer, benissimo. Io prendo Koundé, benissimo. Io prendo Koulibaly, benissimo. Allora io c'ho un difensore che dice, sai, quando finirà questa storia che devi vendere sempre, tu sei l'Inter, sì, devi certo. vendere sempre, al 18 agosto devi vendere sempre, forse saranno più contenti i tifosi dell'Inter, credo. Ma siccome questa storia non finisce, mi devi trovare un'alternativa. Allora un conto è se tu dici, io prendo Milenkovic perché devo sostituire Ranocchia, voglio spendere 20 milioni e aggiungo il quarto centrale. Un conto è se prendo Milenkovic o, con tutto il rispetto, Demiral per sostituire Skriniar. Si abbassa il tasso qualitativo della tua squadra. Paparesta, non è forse neanche normale che però questa figura degli intermediari, che si sostituisce sempre di più alla figura dei direttori sportivi, perché ormai lo sappiamo, io personalmente l'ho scritto lunedì in un editoriale su Tutto Mercato Web, ormai l'intermediario fa anche da direttore, e con una società che comunque ha tre direttori, e non è solo il caso dell'Inter, forse inizia un po' a stonare. Non solo, poi c'è anche un altro problema, cioè spesso un conflitto di interesse, perché l'intermediario lavora per te, ma lavora anche per qualche altro club, e quindi deve cercare di far quadrare le tre operazioni insieme, quindi accontentare il club che ha necessità di far uscire un giocatore, quello che ha necessità di acquisire un giocatore casomai in contropartita. Quindi credo che obiettivamente è un'anomalia, si sta sviluppando, c'era anche qualche anno fa, adesso si sta sviluppando sempre di più, ma quello che, per tornare a Skriniar, io penso che in questo momento l'Inter si trova con la difficoltà di non aver avuto uscite. Le uscite erano imprescindibili, come diceva il direttore, e lo sapevamo tutti. Addirittura anche Pinamonti, che sembrava ormai una pedina che potesse portare dei ricavi importanti, anche lui ha rifiutato, mi sembra, per il momento la Salernitana. Per il momento, perché l'unica squadra che ha fatto l'offerta, che va bene all'Inter, è la Salernitana. Certo. Quindi il raccordo tra i club c'è, Pinamonti che sta aspettando eventualmente l'Atalanta. Il Sassuolo è ad un passo, scusami se ti ho interrotto, ma ne approfitto e mi leggo a tutto. Il Sassuolo ha fatto un blitz importante, quasi decisivo per Lucca, ma in serata anche il Bologna è andato un po' sotto a Lucca. Quindi è Sassuolo in strapole position, ma attenzione anche al Bologna, che stasera qualcosina ha ancora fatto sapere e capire su Lucca. Anche la Cremonese è interessata. E anche la Cremonese, bravissimo. Per questo dico, è un mercato ancora in grossa evoluzione, ma per ritornare all'Inter, l'Inter dovrà comunque fare delle uscite, e a questo punto forse l'unico che può portare qualcosa di significativo e di importante nella cassa della società è Skriniar. E Skriniar anche perché è l'unico indiziato, perché in questo momento... Facciamo i conti della serva, devi portare 60 milioni? Almeno. Di fare più 60? Giusto, direttore? Almeno più 60? Deve essere molto, la plusvalenza deve essere molto corposa. E siccome Skriniar è a un anno deve essere scadenza, molto corposa. È lui l'uomo. Benissimo. L'uomo. Ora, oddio, ci può anche essere Dumfries. Ci può essere Dumfries. Nel senso, la plusvalenza è meno ammortizzata. È meno ammortizzata. Quindi ti possono dare 35-40 milioni, però poi a destra devi prendere uno, giusto? Devi fare 60. Allora prendi 20 milioni per Pinamonti, perché alla fine 20 milioni per Pinamonti li prendi, 18, 20, 19 li prendi. E facciamo un esempio, io spero che Skriniar, ripeto, resti all'Inter per il bene dell'Inter e della competizione, della competitività dell'Inter. Quanto spendi? Devi prenderne due? Quindi a quel punto devi spenderne 30 per un difensore e poi fai un prestito con diritto di riscatto per l'altro, perché non puoi prendere... Vado per logica, Demiral e Milenkovic che ti costano 50 milioni. Poi, e quindi dove la fai? No, ma poi Alfredo ti rilancio, nel senso che sai benissimo che quando le altre squadre sanno che tu sei con l'acqua alla gola, devi spendere, ovviamente non ti chiedono un prezzo basso. Quindi... No, la verità è che ormai... Scusami Alfredo, non finisci, poi... No, ci mancherebbe. La verità è che hanno perso Bremer, hanno perso tempo con Bremer, perché altrimenti sarebbe già chiusa l'operazione. Cioè a questo punto o tu riesci a fare degli investimenti, come per esempio ha fatto il Milan, tanto per citare, cito il Milan perché parliamo di centrali, Kalulu, che tra l'altro nasce anche in un altro ruolo, non aveva giocato un minuto in Ligue 1,
è stato la rivelazione, possiamo dirlo, una delle rivelazioni, se non la rivelazione, una delle rivelazioni dello scorso campionato. Ecco, lì tu fai un tipo di... Ma questa operazione qua, ovviamente, è un'operazione a lunga gittata, a lungo termine, cioè tu individui un giocatore, lo inserisci, piano piano lo fai ambientare e poi lo provi. Naturalmente ci vuole una componente anche di fortuna, di buona sorte. Anche a lui è stata fortuna, secondo me. Certamente, ci vuole sempre. Però non la puoi fare, non può essere un colpo di fortuna che tu ti inventi il 27 di luglio. Cioè, è una cosa che tu hai... Però scusami, in materia di programmazione, il Milan stava prendendo Botman, a un certo punto con quella programmazione, siccome costava troppo, era una gara che sfilacciava, di trovarlo e avere... Ti ricordi l'inverno difensiva? Quando facevamo il discorso chi prende il Milan, quando si era fatto male Chiaro, no? E devo dire che anch'io mi sbagliai, ero convinto che in quella situazione il Milan avrebbe avuto la necessità di prendere, anzi dicevo, va preso subito, perché poi lì le date del mercato ti impongono una certa rapidità. Invece di altrimenti... Invece ha avuto la forza di non prenderlo perché aveva i giocatori già in casa. C'è anche da valutare il fatto che comunque anche la Juve, secondo me, non è a posto a livello di centrali, quindi anche lì, una volta che poi vendi Skriniar, devi comunque anche andare a competere con la Juve, perché secondo me la Juve si trova con Bremer, Bonucci, che comunque può fare 20-25 partite, poi è una scommessa come Gatti e è un Rugani che è dentro in squadra da 4-5 anni e non si è mai rivelato un potenziale titolare, quindi un problema che può andare anche sul mercato. Milenkovic te lo giochi con la Juve, Gabriel te lo giochi con la Juve, Pau Torres te lo giochi con la Juve. Io secondo me, se fossi che va via Skriniar, investirei su un giocatore come Gabriel, semplicemente perché i vari Koulibaly, Tomori, Kalulu, tutti quei giocatori lì fisici hanno sempre fatto bene a livello di centrali nel campionato italiano, piuttosto che magari un Pau Torres. 40 milioni, no, hai ragione, scusami se ti ho interrotto, torno al discorso di prima. Sì, 40 c'è milioni. Quasi come, se seguo bene il ragionamento di Alfredo, correggimi se sbaglio, mancherebbe a questo punto anche la convenienza economica, dico bene? Beh, una convenienza economica 40 c'è milioni, anche perché quando si è avvicinata alla Juve l'anno prossimo. C'è una convenienza economica nel senso di la plusvalenza tu la registri subito. Sì, certo, però... Facciamo un ragionamento contabile, non di bilancio di poste che tu devi per sistemare. Cioè, se io lo devo spiegare al tifoso, all'uomo della strada, gli devo dire, se vendo Skriniar per 90 milioni e prendo uno a 35-40 è un conto, ma se vendo uno a 65-70 e prendo un altro a 40-45, a questo punto voglio dire... L'Inter ha anche bisogno di mettere... Bisogna vedere però. Facciamo anche lì. Facciamo spiegare un secondo al direttore. Direttore, spiega. No, nel senso che il discorso che fate voi è ragionevole e un grande club non arriva a 15 giorni a vendere uno dei migliori. Detto questo, la convenienza economica non è tanto nell'essere economia in quanto tale, ma nella plusvalenza che tu riesci a registrare. È una plusvalenza che ti va dritta nel bilancio 22-23, diciamo, sì. Mentre la formula dell'acquisto può essere variegata, detto che dovrà essere corposo, perché tu hai in mano, tutti sanno che hai preso i soldi. C'è un vantaggio immediato, il solito discorso delle plusvalenze che poi devi pagare poi e ti si ritorce conto negli anni successivi, ma il problema è che l'Inter in questo momento ha una necessità di registrare una plusvalenza. Se poi riescono a tenere Skriniar, tanto di cappello, Marotta, Antonella, Ausilio e... Domanda secca, giro rapido, giro della morte, Skriniar va? Allora, se devo essere... Io ho detto prima 1x2, diciamo che do una leggerissima possibilità al fatto che rimanga. Cioè okay. 55 rimane... 55 rimane, Sambuca? Io dico che va. Tu dici che va? Io spero rimanga. No, spero non ci interessa, dai esperto. 51. 51 resta? Resta. Papa resta? Secondo me resta. Vabbè, Papa resta per forza. Guido. Io non sapendo nulla dico che va e non sarà l'unico. Va e non sarà l'unico. Io non sono direttore di nessun giornale finanziario, ma mi risulta che serve recuperare 100 milioni all'Inter. Quindi situazione... Comunque secondo me se Skriniar rimane, e diciamo l'Inter è questa più o meno, io dico che per me l'Inter, a parte che è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso, ma è per me più forte anche della Juve.